Abbiamo visto un po' gli schemi implementativi delle regole di decisione ML e MAP. Ora valutiamo la probabilità di errore del ricevitore. Nelle modulazioni analogiche un parametro molto importante era il rapporto segnale-rumore-ricezione. Maggiore è il rapporto segnale-rumore, migliore era la prestazione della modulazione, offerta la modulazione. Nel caso di modulazioni digitali invece, poiché si trasmette un simbolo preso in un alfabeto a cardinalità finita e in ricezione si stima qual è stato il simbolo trasmesso, non ha senso parlare di rapporto segnale-rumore, o meglio, ci sarà sempre un rapporto segnale-rumore all'ingresso del modulatore, perché avremo il segnale ricevuto uguale segnale trasmesso più rumore, e quindi sarà sempre possibile definire un rapporto segnale-rumore. Ma poi alla fine io, più che essere interessato al rapporto segnale-rumore in ingresso, sono interessato alla stima finale. E siccome io sto stimando il bit o il simbolo trasmesso, o che posso trasmettere un simbolo e ricevere, o meglio, in ricezione stimare il simbolo che ho trasmesso, e possono succedere solo due cose: o il simbolo stimato è uguale al simbolo trasmesso, errore assente, non c'è errore, oppure il simbolo stimato è diverso dal simbolo trasmesso e c'è errore. Quindi un parametro che per stimare la bontà per modellare o per quantificare la bontà di una modulazione o le prestazioni, meglio dire, di una modulazione, sono proprio il parametro più importante, è la probabilità di errore. Chiaramente la probabilità di errore dipende dal formato di modulazione utilizzato. Un formato di modulazione avrà una certa probabilità di errore, un altro formato di modulazione avrà un'altra probabilità di errore. Così come per le modulazioni analogiche, una certa modulazione aveva un certo rapporto segnale-rumore, un'altra modulazione aveva un altro rapporto segnale-rumore. E chiaramente avremo espressioni della probabilità differenti a seconda della dimensionalità dello spazio di segnale e a seconda della cardinalità dello spazio di segnale M. Cominciamo a fare il caso più semplice. M uguale 2, cioè 2 soli sono i segnali disponibili al modulatore. Quindi stiamo parlando di modulazioni binarie. E vediamo che aspetto ha la probabilità di errore nel caso di modulazioni binarie. Ricordate che stiamo parlando della regola ML vista fino ad ora, che stava infatti in ipotesi che la fase aleatoria introdotta al canale o non c'è, oppure se c'è è stata stimata perfettamente, cioè ricezione coerente, regola ML o MAP coerente. Proviamo a vedere se siamo in grado di ricavare un'espressione della probabilità di errore nel caso di modulazioni binarie. Bene, la probabilità di errore su cosa? Sul simbolo trasmesso. Fatemela chiamare S. Ma la modulazione è binaria, quindi io trasmetto un simbolo fra due possibili simboli. Trasmetto il simbolo S1 se il bit era 1, trasmetto il simbolo S2 se il bit era 0. E quindi sbagliare il simbolo vuol dire sbagliare il bit. E quindi questo è uguale anche alla probabilità di errore sul bit. Perché io sto trasmettendo dei bit. Quando M fa 2, trasmetto un bit per volta, quindi il simbolo che manda è un bit. Quindi non ha senso parlare di probabilità di errore sul simbolo o parlare di probabilità di errore sul bit è la stessa cosa, perché il simbolo è il bit, è una modulazione binaria. Bene, per ricavarla procediamo in questa maniera. Io posso avere una probabilità di errore dato che ho trasmesso il simbolo 1 per la probabilità che ho trasmesso il simbolo 1, più la probabilità di errore data che ho trasmesso il simbolo 2 per la probabilità che ho trasmesso il simbolo 2. Quindi possiamo dire che questo è uguale
teorema della probabilità totale, condiziona tutti i possibili eventi, cioè tutti i possibili simboli trasmessi, ma sono due perché stiamo parlando di una modulazione binaria, calcola la probabilità di errore condizionata e poi la media sulle probabilità a priori. Qui affronteremo soltanto la regola ML, quindi a minima distanza. Ok? E se qualcuno si chiede, ma come, se tu hai delle probabilità a priori π1 e π2 che non sono uniformi, perché non utilizzi una regola MAP che garantisce la minima probabilità di errore? Perché magari queste probabilità a priori potrei non conoscerle io. E allora se non le conosco utilizzo la regola ML. E questa è la probabilità di errore quando utilizzo la regola ML. Ora, avendo detto che sto utilizzando la regola ML, l'abbiamo visto ieri, regola ML vuol dire andare a minima distanza, allora so cosa significa che c'è un errore dato il trasmesso simbolo con 1. Mi trovo in questa situazione. Ho due possibili simboli trasmessi, che sono i due possibili bit, A con 1 e A con 2. Le due regioni di decisione sono i due semipiani di sopra e di sotto. Questo e questo. Se il simbolo ricevuto sta di sopra, vuol dire che è più vicino a con 2 di quanto non sia con 1 e io decido per a con 2. Se invece il segnale ricevuto sta di sotto, vuol dire che è più vicino a con 1 che non a con 2 e decido per a con 1. Allora, la probabilità di errore condizionata quando condizionato all'evento che ho trasmesso il simbolo a con 1, fisicamente cosa significa? Beh, devo aver trasmesso a con 1 e il segnale ricevuto dovrebbe stare qua, da qualche parte di qua. Cioè, il segnale ricevuto, dato che è trasmesso a con 1, deve essere più vicino a con 2 che non a con 1. Mi sembra ovvio, no? Detto in equazione, stiamo dicendo che vogliamo valutare la probabilità che il segnale ricevuto sia più vicino ad a con 2. Ma se, scusate, con 2, ma con 2 sono i simboli, ma i vettori rappresentativi sono le due forme d'onda, S1 ed S2. Se io trasmetto il simbolo, se il simbolo trasmette il simbolo con 1, allora mando la forma d'onda S1 di T, che è rappresentabile tramite il vettore S1 vettore. Se invece devo trasmettere il simbolo con 2, allora mando la forma d'onda S2 di T rappresentata dal vettore S2 vettore. Dicevo, questa probabilità di errore condizionata è la probabilità dell'evento che il segnale ricevuto è più vicino ad S2 che non ad S1. Chiaramente condizionato al fatto che io ho trasmesso S1, perché dovevo mandare il simbolo con 1. La seconda probabilità ha la stessa espressione. In questo caso, dato che ho trasmesso A con 2, io ho un errore soltanto quando il segnale ricevuto è più vicino al S1. Quindi per calcolare quella probabilità di errore dobbiamo calcolare queste due probabilità di errore condizionate, cioè la probabilità di questi due eventi. Cosa che è abbastanza facile fare perché se è stato trasmesso S1, allora vuol dire che il segnale ricevuto si chiama S1 più rumore. Allora vuol dire che qui dentro al posto di R ci devo mettere S1 più rumore. Ok? S1 meno S2 più rumore
minore S con 1, più rumore con S con 1, rumore norma quadro. Ok? Ho messo semplicemente al posto di R la sua espressione. Quando avete condizionato l'evento, ho trasmesso S con 1. Quindi al posto di R ci dovete mettere S con 1 più rumore. Ed è quello che ho fatto. Qui si semplifica S con 1. Stessa cosa dall'altra parte. Soltanto lì è condizionato l'evento che ho trasmesso S con 2, e allora al posto di R ci devo mettere S con 2 più rumore. A questo punto, qui ho una norma quadra di la somma, un termine S1 meno S1 2 più n, e qui ho la norma quadra di n. La cosa più ovvia da fare è sviluppare questa norma quadra e fare il quadrato del primo, più il quadrato del secondo, che si semplificherà con questo quadrato qui, più il doppio prodotto. Quindi abbiamo quella la probabilità di... Anzi, lo scrivo qui. Questa è... norma di S con 1 meno S con 2 uguale più due volte il prodotto scalare fra n e S con 1 meno S con 2 più norma di n quadro. Ok? E abbiamo che questa è la probabilità che porto questo prodotto scalare dall'altra parte e quindi avrò meno n scalare S1 meno S2, porto il meno dentro e avrò più n scalare S2 meno S1. Dall'altra parte, quindi sarà maggiore di questo oggetto qua. Ma era il doppio prodotto, quindi diviso 2. Ok? E faccio lo stesso scherzetto qui. Qui verrà norma di S con 2 meno S con 1 al quadrato. Scusi, questa è la S1 meno S2 o S2 meno S1? Dicevo, se porto questo oggetto dall'altra parte, due volte n S1 meno S12 dall'altra parte, avrò meno n scalare S1 e S12. Il meno lo porto dentro e diventa più n scalare, però stavolta non S1 S2 ma S2 meno S1. Stessa cosa con l'altra, con la norma quadrata. La norma quadrata stava a sinistra, rimane a sinistra. Norma quadro, qual è la differenza tra S1 e S12 e norma quadro e S1 e S12? Lo stesso oggetto, no? Grazie. Qui faccio lo stesso scherzetto, quindi avrò più due volte prodotto scalare tra n e S2 meno S1 più norma di n quadro e la norma del vettore rumore al quadrato semplifica e rimane porto prodotto scalare dall'altra parte
e diventa ns1 meno s2 maggiore di, rimane qua la norma quadro, quindi norma quadro di s1 meno s2 diviso 2. L'ho messo in questi termini perché adesso a sinistra ho qualcosa maggiore di una costante. Questo qualcosa è una variabile aleatoria, sarà sicuramente gaussiana perché è una combinazione lineare, lo vedete, prodotto scalare di combinazione lineare di variabile aleatoria gaussiana, quindi questa è gaussiana, e la voglio in forma tipo gaussiana maggiore di una costante, perché poi se standardizzo questa gaussiana avrò gaussiana standardizzata maggiore di una costante che si chiama Q function in quella costante lì, perché la proprietà che una gaussiana standardizzata assume un valore maggiore di x si chiama Q di x, la definizione della funzione Q è la CCDF della gaussiana, di cui abbiamo già parlato abbondantemente all'inizio del corso, e ci siamo quasi, perché queste sono due variabili gaussiane. L'unico problema è che non so che varianza e che media hanno, quindi non so se sono standardizzate o meno. E allora calcoliamone subito la varianza e la media. Siccome quelle due hanno la stessa espressione, vedete, sono il prodotto scalare tra n e un vettore, dove n è una variabile aleatoria gaussiana a media 0 e matrice di covarianza identica. Ne approfitto per fare un caso generale e poi lo particolarizziamo per questo caso qui. Quindi prima di proseguire facciamo una piccola osservazione. Supponete che voi avete un vettore di rumore n, che è un vettore di variabile aleatoria gaussiana in media mu e in matrice di covarianza c. Poi lo particolarizzeremo al caso nostro, in cui mu fa 0 e la matrice di covarianza è sigma quadri n. E supponete anche che avete un vettore S e quindi calcolate il prodotto scalare tra N ed S, o se preferite S trasposto ermitiano S trasposto N, o se preferite sommatorio per I che va da 1 a N grande, sia dimensione da N, anzi nel nostro caso l'abbiamo chiamata Q, Q S con I, N con I, ok? Il nostro problema è caratterizzare questa nuova variabile aleatoria, fatela chiamare Z. Non dovrei fare molta fatica a convincervi del fatto che questo è proprio quello che ci serve, perché noi siamo proprio in quella situazione lì. È il caso particolare in cui il vettore rumore a mezzo zero è una matrice di covarianza sigma quadri identica e il vettore con cui sta facendo il prodotto scalare è S uguale S1 meno S1, e a destra la stessa cosa. Allora, prima di tutto abbiamo detto che Z, essendo combinazione lineare di variabili aleatorie gaussiane, è una variabile aleatoria gaussiana. Basta calcolarne soltanto la media e la varianza. Ok? La media. La media di Z è questo oggetto qui, è la sommatoria di S con I per la media di N con I che sia mu con I, quindi è sommatoria di S con I, mu con I, cioè se preferite S trasposto mu, o se preferite il prodotto scalare tra mu ed S, cioè faccio la n come la u e si confonde con la mu. Insomma, è come se stessi portando una media qui dentro, perché il prodotto scalare è lineare, quindi la porto qua dentro, la media di n si chiama mu, e quindi è mu trasposto per è mu scalare s. O se preferite, la media la portate dentro la sommatoria, diventa s con sommatoria s con i per la media di n con i che si chiama mu con i, quindi sommatoria s con i mu con i, cioè prodotto scalare tra s e mu.
varianza. La varianza di Z è la media di Z meno la sua media al quadrato. Ma Z si chiama S trasposto per rumore, meno la sua media che si chiama S trasposto per mu al quadrato. E questo si scrive come la media di S trasposto per rumore meno la sua media al quadrato. Ma quando avete a che fare con un prodotto scalare S trasposto per un altro vettore al quadrato, potete scrivere questo prodotto scalare al quadrato come prodotto scalare per prodotto scalare. Il primo prodotto scalare lo lasciate stare così com'è, S trasposto per n meno mu. Il secondo invece scrivo nella stessa maniera, S trasposto per n meno mu, lo scrivete come n meno mu trasposto per S. Così lasciate la componente aleatoria all'interno e c'è n meno mu trasposto. Media di, ma la media è un operatore lineare, che a questo punto lo potete portare dentro questa operazione lineare che sono prodotti matrice per vettore. E qui diventa S trasposto, media di n meno mu, n meno mu trasposto S. Ma ora qua dentro ci sta la media di n meno mu per n meno mu trasposto, si chiama matrice di covarianza. Quindi è S trasposto matrice di covarianza S. Quella di sopra è S trasposto media. E quindi la risposta è che Z è sì una variabile aleatoria gaussiana, media S trasposto mu e matrice covarianza, che è una varianza perché è una variabile aleatoria una sola, quindi è uno scalare, S trasposto CS. Non serviva fare tutto questo discorso perché il nostro caso è semplicissimo, perché C è identico, quindi sarebbe stato ancora più semplice farlo, ma l'ho voluto fare generale perché poi possiamo sfruttare questo risultato in seguito, quando magari la matrice covarianza C non sarà identica e la media mu non sarà 0, il vettore nullo. Quindi abbiamo appena capito che questo oggetto qui è una gaussiana a media 0, perché è il prodotto scalare tra il vettore e la media del rumore gaussiano bianco, che è a media nulla, e quindi fa 0. E matrice di covarianza, scusate, varianza, vettore trasposto, identica per sigma quadro, per vettore. Lo vedete? Vettore trasposto, sigma quadro identica, vettore. Ma l'identica va via, e quindi c'è il vettore trasposto vettore, cioè norma del vettore al quadrato. Quindi sigma quadro, norma del vettore al quadrato. E questo è lo stesso oggetto, quindi è sempre una gaussiana a media 0 e varianza sigma quadro, norma del vettore al quadrato. Quindi hanno la stessa distribuzione quei due variabili gaussiani.
Quindi, come vedete, non è una variabile teorica gaussiana standard, perché gli manca che la varianza sia 1. Ma la posso standardizzare facilmente, basta che sottraggo a destra e a sinistra della disequazione la media, che fa 0, quindi non c'è bisogno di sottrarre nulla, e divido destra e sinistra della disequazione per la deviazione standard. Quindi basta divido questa per la sua deviazione standard, che si chiama sigma quadro norma, questa per la sua deviazione standard, per la deviazione standard di prima, che è sempre sigma quadro norma, e ottengo che di qua ho finalmente una variabile teorica gaussiana standard, fatela indicare con n01, una normale 01, maggiore di cosa? Di questo diviso la deviazione standard. Norma quadro diviso norma fa semplicemente norma. Diviso sigma fa 2 sigma. E la stessa cosa ho dall'altro lato. Un attimo a disegnare prima, in cui ho due possibili segnali che sono stati trasmessi, il secondo 1 e il secondo 2, e mi accorgo che la qualità più importante che mi serve per valutare la probabilità di errore è la norma fra S2 meno S1 e la norma S1 e S2, che sono la stessa cosa. Ma la norma della differenza dei due vettori è la distanza. Ho chiamato in questa sfida di uguaglianze qui, dico 1, 2, distanza fra 1 e 2, fra S1 e S2, che è uguale chiaramente a D con 2, 1, distanza fra S2 e S1, perché la distanza è simmetrica, che è uguale alla norma della differenza dei due vettori rappresentativi. Quindi, questo oggetto qua è D con 2, 1 diviso 2 sigma quadro. Questo oggetto qua è D con 1, 2 diviso 2 sigma quadro, 2 sigma, scusate. Ma siccome sono la stessa cosa, distanza fra 1 e 2, distanza fra 2 e 1, e questo, fatemi chiamare quest'unica quantità D. E non ci sono altre distanze mutue, perché è una modulazione binaria, quindi ci sono soltanto due possibili simboli, e quindi c'è una sola possibile distanza. Ok? Nelle modulazioni M-ari, in cui ci sono più di due simboli, compariranno più di due distanze, più di una distanza. Qui, come vedete, sono comparse tutte le possibili mutue distanze, ma è una sola, perché ho solo due simboli. Quindi ho solo una distanza. E allora queste due quantità sono la stessa cosa. Quindi abbiamo π con 1 per una probabilità, più π con 2 per la stessa probabilità. Metto in evidenza quella stessa probabilità e avrò π con 1 più π con 2, la somma delle prior, che fa 1 perché è una distribuzione di probabilità. Quindi la somma delle probabilità fa 1. E allora qui ottengo π con 1 Q di D su 2 sigma più π con 2 Q di D su 2 sigma è uguale a Q di D su 2 sigma. E questa è la probabilità di errore del ricevitore coerente per le modulazioni binarie. Quindi tutte le modulazioni binarie, indipendentemente da come le realizzi, se usi un certo forma di modulazione oppure un altro, hanno la stessa probabilità d'errore. Chiaramente se la realizzi in una certa maniera avrai un certo valore di distanza e quindi avrai una probabilità d'errore. Se la realizzi in un'altra maniera, l'espressione della probabilità d'errore è la stessa, ma avrai un'altra distanza mutua e quindi avrai un'altra probabilità d'errore.
E mi sembra anche una cosa piuttosto logica che venga fuori questo risultato. Andiamo a analizzare e interpretare questo risultato. E scrivo soltanto il risultato finale qui. Probabilità di errore uguale Q di D su 2 sigma. Per capire e interpretare questo risultato basta immaginare nella propria mente quello che succede. Io trasmetto un segnale S di T e ricevo S di T più rumore. Allora, devo immaginare nella mia testa che sto trasmettendo un vettore, perché ogni segnale S di T può essere rappresentato da un vettore S, e mi disegno questo vettore qui. Poi però non ricevo S, ma ricevo segnale più rumore, quindi ricevo R uguale S più N. Ok? Quindi io sto trasmettendo un vettore S e invece ricevo un vettore R che è vicino a S. Allora fatemi fare meglio il disegno qui. Questo è S, ma io non ricevo questo qui, io ricevo qualcosa che sta qua intorno. Qua intorno che significa? Beh, dipende dalla realizzazione del rumore N, ma N è una gaussiana. Quindi se stai sul lineare, se n ha dimensione da 1, quindi una sola variabile gaussiana, allora vuol dire che io trasmetto S con 1, che sta qui, e poi ricevo S con 1 più rumore, e il rumore c'è una distribuzione del genere, e quindi sarà il segnale ricevuto sarà qualcosa attorno a S con 1, e se la varianza è molto grande posso stare anche molto lontano. Se la varianza è molto stretta, molto piccola, starò qua intorno, in un piccolo intorno di S con 1. Ora fatemi individuare il taglio della PDF a una sigma con questo intervallo, quindi questa qui è l'ampiezza dell'intervallo della PDF individuato da un sigma. Vuol dire che questo qui è una ball, quindi un intorno di S che ha raggio sigma. E la probabilità di stare qua dentro è la probabilità che la lunghezza del vettore N è più piccola di sigma. Chiaramente se la varianza è molto grande mi troverò in questa situazione, e quindi mi sarà molto probabile stare in un intervallo grande. Se la varianza è molto piccola, sarà molto probabile stare in un intervallo molto piccolo. Ora però voi non potete trasmettere un solo segnale, trasmettete n. Ok? Questa è la situazione. E se ne avete solo due, vi trovate in quest'altra situazione, ancora più semplice. S con 1. Ed S con 2. Ora, lì è uscito fuori che la probabilità d'errore dipende dalla Q di D su 2 sigma. Che significa? Che la probabilità di errore diminuisce se D aumenta, cioè se la distanza dei segnali aumenta, e diminuisce se la varianza diminuisce. Perché se D diventa piccolo, se sigma diventa piccolo, D su 2 sigma diventa grande e la Q function è una funzione che va a zero velocemente. Ricordate com'è? Questa è la funzione Q di X. Quando la mettete l'asse X in scala logaritmica.
più aumenta la x e più va giù la probabilità di errore. Quindi è uscito fuori che maggiore la distanza tra i segnali è più piccola la probabilità di errore. Più piccola la varianza e più piccola la probabilità di errore. Ma mi sembra proprio ovvio, perché fissato la varianza, voi state, che vi devo dire? Chiamate C per sigma il raggio di intervallo attorno al quale la probabilità di rumore, che il rumore stia in quell'intervallo, quindi in quella intorno, è del 90%, 99%. Va bene? Quindi voi state qua dentro al 99% dei casi. Quindi questa bolla che ho disegnato, questo intorno che ho disegnato, è un intorno a un raggio tale che la probabilità di stare qua dentro è il 90%. Con segnale ricevuto. Bene, allora una cosa è trovarsi in questa situazione, in cui nel 90% dei casi io sto sempre qua dentro, e quindi non mi sbaglierò mai, perché non succederà mai, o meglio, solo nel 10% dei casi succede che io trasmettessi con uno, e invece ho una realizzazione di rumore così forte che rimango di qua, nella zona in cui decido per S1. Diversa invece la situazione in cui io metto S1 qui ed S2 qui. Ok? I due segnali sono molto vicini, è molto facile scambiare un segnale per l'altro, perché questa è la distanza mutua, qui è la soglia di demarcazione. È molto facile che io trasmetta S1, ricevo una realizzazione di rumore abbastanza forte, ma non così forte, verso l'alto, mi porta qui col segnale ricevuto, e io decido per S2 perché il segnale ricevuto è più vicino a S2 che non a S1, commetto un errore. Quindi è chiaro che più i simboli trasmessi corrispondono a costellazioni di segnali, quindi a dei vettori trasmessi molto vicini tra di loro, e più la probabilità di errore è alta, perché poi basta una piccola realizzazione di rumore per spostare il segnale ricevuto da S1 a un punto R più vicino a S2 che non a S1, e io commetto un errore. Ma d'altra parte è anche ovvio che se diminuisce la varianza di rumore le cose migliorano, perché vuol dire che io una cosa che ho quella situazione che ho disegnato prima, questa qui, in cui i segnali sono piuttosto vicini e c'è probabilità di cambiare uno per l'altro, c'è grossa probabilità di scambiare uno per l'altro. Ma provate a guardare lo stesso caso in cui invece di avere una varianza sigma con 1 ho una varianza sigma con 2 molto più piccola di sigma con 1. Allora ho gli stessi due segnali abbastanza ugualmente vicini tra di loro, S1 e S2, ma adesso le varianze di rumore sono più piccole. Questa è lunga a un raggio C per sigma con 2, come questa. E sigma con 2 è più piccolo di sigma con 1. Prima questi due segnali che erano facilmente confondibili diventano facilmente distinguibili invece. Perché? Perché il rumore è molto più piccolo, o meno rumore, perché la varianza di rumore è più piccola. E allora è ovvio che la probabilità di errore deve decrescere quando la distanza fra i segnali aumenta, così diventano sempre più distinguibili fra di loro, e anche decrescere quando la varianza di rumore decresce, perché i segnali diventano sempre più distinguibili fra di loro. Ok? Avete domande? Ed è anche chiaro che qui l'unica cosa che conta quando avete due segnali S1 ed S2 è la loro distanza mutua. E qui si capisce subito che ci sono costellazioni più intelligenti di altre costellazioni, perché se voi avete due segnali che sono uno questo e l'altro questo, S1 ed S2, non mi sembra una costellazione molto intelligente, perché a parità di energia dei segnali la distanza è molto piccola. A questo punto dispongo i segnali in questa maniera, uno qua, l'altro qua giù.
i vettori hanno la stessa lunghezza e quindi i segnali hanno la stessa energia, quindi io sto spendendo la stessa energia di prima, ma ora i due segnali sono molto più distanti l'uno dall'altro e quindi sono molto più distinguibili. Quindi, come dicevo prima, la probabilità di errore è la stessa espressione Q di D su 2 sigma per tutte le costellazioni binarie, ma chiaramente questa costellazione ha una D, distanza fra i segnali, più piccola di quest'altra costellazione. E quindi avrà una probabilità di errore, questa, molto più grande di questa. Sta al progettista progettare una buona costellazione segnali, in cui i segnali sono molto distanti fra di loro, nello spazio dei segnali. E scusi, nella pratica come faccio quella realizzazione? E lo vediamo appena facciamo le modulazioni binarie. Però dovrebbe essere abbastanza semplice, perché io a questo punto le posso rendere ancora più distanti, mettendolo qua. O no? Sì, 180 gradi. Uno è l'opposto dell'altro, che vuol dire che sono linearmente dipendenti. Modulazione lineare. Un segnale è l'opposto dell'altro. Che vi devo dire? Impulso rettangolare alto per l'1 e impulso rettangolare basso per negativo per meno 1, per il bit 0. Ora sono uno l'opposto dell'altro. Ma si vedeva anche dalle forme di onda trasmesse. È più facile distinguere questi due oppure questi due? In cui questo è alto 10 e questo è alto 11 o 9, piuttosto questo che è alto 10 e questo che è alto sempre 10 ma negativo. Questi due sono molto più meno distinguibili di questi due, ma infatti se fate la rappresentazione geometrica dei segnali otterrete la distanza mutua tra questi due è molto maggiore della distanza tra questi due. E questa è la probabilità di errore per tutte le modulazioni binarie. Nel caso di ricevitore ML coerente. Ora vediamo la probabilità di errore nel caso di modulazioni M-aria. Il caso è Mario, è un po' più difficile, perché a questo punto non ho due segnali e quindi l'unica cosa che conta è la distanza fra questi due, ma ho m segnali in uno spazio e quindi la probabilità di errori dipende da come questi m segnali sono stati distribuiti in uno spazio, quindi nella costellazione dei segnali. Se li metto tutti vicini uno con l'altro, con gli altri, allora probabilmente la probabilità di errore sarà piuttosto grande. Se li metto molto distanziati gli uni dagli altri, la probabilità di errore sarà molto piccola. Ma quanto è grande e quanto piccola dipende dalle distanze mutue dei segnali fra di loro, nello spazio dei segnali. Quindi dipende dal formato di modulazione che sto adottando. Quindi qui non posso tirar fuori una formula generale che vale per tutte le modulazioni in mare. Però quello che posso fare è tirar fuori un qualche bound che vale sempre alla probabilità di errore, quindi un limite superiore alla probabilità di errore, che è dipendente dal tipo di costellazione, ma dipende soltanto dalla cardinalità della costellazione. Cominciamo col primo, union bound. Bound vuol dire limite superiore, in realtà upper bound limite superiore, lower bound limite inferiore, insomma una maggiorazione. E union sta per unione, quindi bound dell'unione. E capite perché si chiama union bound appena sfrutteremo proprio, appena svilupperemo questa probabilità di errore e vedremo che dovremo sfruttare, ci sarà la probabilità dell'unione di eventi che maggioreremo con la somma delle probabilità, per questo si chiama union bound. Faremo esattamente gli stessi conti che abbiamo fatto prima, soltanto che invece di avere due segnali abbiamo m segnali. Quindi la probabilità di errore sul simbolo, che a questo punto non è uguale alla probabilità di errore sul bit, perché qui non sto mandando un bit, sto mandando k bit e ho 2 alla k simboli. Questa è la probabilità di avere un simbolo, quindi scambiare un simbolo con un altro simbolo, cioè scambiare una stringa di bit con un'altra stringa di bit. Questa è la somma per i che vado da 1 a m della probabilità di errore dato che ho trasmesso il segnale, il simbolo iesimo,
che viene mandato tramite il segnale ISM per la probabilità di dover mandare quel simbolo ISM, pi gregoni. Stesso passaggio di prima, solo che prima c'erano soltanto m faccia 2, quindi c'era pi gregon 1 per questa probabilità, più pi gregon 2 per quell'altro. Qui dobbiamo andare avanti fino a pi gregon m. E ora scriviamo, esplicitiamo la probabilità di errore. Quando sto utilizzando una regola di decisione ML, a minima distanza? Beh, io ho un errore quando, dato che ho trasmesso il secondino, quando il segnale ricevuto è più vicino a un altro segnale trasmesso S con J di quanto non sia vicino ad S con I. Quindi la probabilità che R dista da S con J meno di quanto dista da S con I, dato che ho trasmesso S con I. Ok? Io, se vado a minima distanza, commetto un errore quando il segnale ricevuto R è più vicino al secondo J che non al secondo I. Quale J? Qualsiasi J, purché non sia proprio I. Qualsiasi mi va bene. Unione. Io ho un errore quando unione, quindi O, OR, o R è più vicino a S con 1 che non a S con I, oppure unione R è più vicino a S con 2 che non a S con I, oppure così via, R è più vicino a S con M che non sia di quanto non sia vicino a S con I. In tutti questi casi ho un errore, allora unione di questi eventi. Ok? Ovvia. A questo punto la maggiorazione, che giustifica il nome di union bound. Qui abbiamo la probabilità dell'unione. Dall'esame di probabilità e informazione sapete che la probabilità dell'unione è più piccola della somma delle probabilità ed è uguale soltanto se gli eventi sono disgiunti, perché la probabilità, come sapete bene, è una misura, e quindi come l'area, che è una misura di 4-5 superfici sovrapposte, è minore dell'area dell'unione ed è uguale all'area dell'unione, è minore della somma delle aree ed è uguale alla somma delle aree soltanto quando le regioni sono separate. Anche qui, poiché la probabilità è una misura, infatti si chiama misura di probabilità, soddisfa questa proprietà, cioè la proprietà che la probabilità dell'unione è più piccola della somma delle probabilità. Somma su i che va da 1 a m, pi con i, somma su j che va da 1 a m, ma j è diverso da i, della probabilità della che r meno s con j è più vicino, è minore di r meno s con i, dato che ho trasmesso s con i. Ok? Ho riscritto esattamente quella quantità lì. Probabilità dell'unione è più piccola di somma delle probabilità, solo questo è scritto. Ma questa probabilità l'abbiamo già calcolata. L'abbiamo calcolata prima. Nel caso particolare in cui uno si chiamava 1 e l'altro si chiamava 2. Ed era Q di distanza fra 1 e 2, in questo caso distanza fra I e J, diviso 2 sigma. Sono conti che abbiamo già fatto. E infatti si trova, perché prima avevo soltanto un'unica istanza, quindi qua c'era D e basta. Ora invece ho M segnali e quindi ho tutte le possibili mutue istanze. Qua vedete tutte le istanze mutue possibili, compagno. Dicono J per tutti quanti I e J, tale che I è diverso da J, tutte le istanze mutue. Ok?
Quindi questo è uguale alla somma su i che va da 1 a m di i gregoni, somma su j che va da 1 a m j verso la i di q di con i j su 2 sigma. Ora, la funzione Q è decrescente nel suo argomento, quindi se voglio un upper bound, una maggiorazione, devo trovare una maggiorazione a questi oggetti qui. Quindi mi basta sostituire ognuno di questi termini col suo massimo valore. Ma il massimo valore si ha quando? È quando questi due sono vicini fra di loro. Quindi questa Q di con ij su 2 sigma assume il valore massimo quando la distanza ij assume il valore minimo, perché la Q è decrescente. Più i segnali i e j sono vicini, quindi più è piccola la distanza tra i e j, più questa funzione Q è grande perché è facile scambiare i con j. Quindi questa qui è minore o uguale di Q di min su 2 sigma, dove di min, capite bene, è la minima distanza nella costellazione, cioè il minimo su i e j, tale che i è diverso da j, della distanza mutua fra i e j. Quindi min è la distanza minima della costellazione, e cioè il minimo sulla coppia i e j appartenente a 1, 2m al quadrato, perché sono due indici, tale che i è diverso da j, della distanza mutua. Insomma, è più facile dire la parola. Fa tutte le possibili distanze e prende la più piccola. E allora la maggiorazione è facile, perché quella sommatoria è la somma di m-1 termini, perché la somma per j che va da 1 a m, tale che j è diverso da i, quindi questa somma di m-1 termini, tutti uguali. Quindi m meno 1 volte q di min su 2 sigma, che moltiplica poi la sommatoria su i che va da 1 a m di i gregoni. Ma queste sono le probabilità a priori. Questo oggetto qui l'ho minimizzato con questo. Questo è una costante, non dipende né da i né da j. La somma di sul j di una costante è m meno 1 volte quella costante, la porto fuori dalla sommatoria e rimane la somma sulle prior, che fa 1, perché sono probabilità. Ed ecco una facile maggiorazione alla probabilità di errore sul simbolo nel caso di costellazioni immarie, quando utilizzo la regola di scissione ML coerente. E se non avete domande, sono le 3, facciamo una breve pausa.